Ciao a tutti, bentornati sul canale. Sì, sono vestita come nello scorso video perché li sto registrando uno di seguito all'altro, però questo è un video, diciamo, sulle ultime letture del periodo. Ho letto un po' meno del solito, è stato un periodo un po', movimentato, però insomma, sono tutto sommato soddisfatta. Ci eravamo lasciati che stavo leggendo dalle rovine, io ho sempre il mio fidato libricino delle letture per non dimenticarmi niente. E se mi seguite anche sul blog saprete che mi è piaciuto veramente tanto e mi è dispiaciuto anche che non abbia vinto il premio Strega, però boh. Sono un po' stufa anche di tutte le polemiche legate al premio Strega, quindi un periodo movimentato a parte, io ho ancora qualche lettura, mi sembra un paio di libri che mi ero prefissata di leggere per lo Stregaton e quindi con i miei tempistiche però ci arriverò, perché alla fine a me di chi vince o chi perde non frega niente, interessa scoprire nuovi autori che non avevo mai letto prima, scoprire libri belli e parlarne. Quindi archiviato Funetta che vi invito a leggere, comunque vi lascio sotto la recensione in caso. Subito dopo Funetta ho letto questo bel libricino che vi avevo mostrato qualche book haul fa ed è Un vento sottilissimo di Paolo Terni. Paolo Terni, come appunto vi accennavo in quel video, era, perché se non erro è morto recentemente, il nipote di Fausta Cialente, che se mi seguite proprio dagli albori saprete è una scrittrice che ha vinto lo Strega, tra l'altro tipo negli anni 70, è una scrittrice che mi piace tantissimo e i cui libri purtroppo sono fuori catalogo in Italia. Questo libro è difficile da definire, da spiegare in un certo senso e penso che il titolo Un vento sottilissimo sia proprio perfetto per descrivere l'effetto che dà. La donna che vedete qui ritratta nella foto era sua moglie, che appunto è morta prima di lui. E lui in questo piccolo libricino ripercorre in un certo senso un po' la sua vita, tramite alcuni ricordi che lo fanno pensare a determinati periodi dove magari si trova in una città. I ricordi sono principalmente legati alla musica, perché lui era comunque un compositore, se non erro, e appunto al rapporto con la moglie Ida, che amava moltissimo. È un linguaggio, quello di Paolo Terni, estremamente colto, estremamente raffinato, e questo appunto è un libricino che, proprio come un vento estivo, vi tiene compagnia, vi rassicura in un certo senso ed è anche a tratti abbastanza commovente, proprio per il fatto appunto di questi ricordi di un uomo comunque. Non voglio dire di una certa età, però sì, di una certa età che ripensa a periodi precedenti, alla sua giovinezza, eccetera, quindi è davvero consigliato. Successivamente ho letto però in ebook L'Allegro Manicomio di Ludovica Sanguedoro, sempre per il filone, diciamo, Stregaton. Ve ne ho parlato di questo appunto sul blog e non ce l'ho fisicamente perché mi è stato inviato in ebook dall'editore. Come appunto accennavo nella recensione, che vi lascio sempre sotto, è un libro molto, molto carino, secondo me, che secondo me è stato selezionato, comunque proposto, perché il linguaggio con cui è scritto è molto, come posso dire, è cesellato bene, è limato bene. Si vede che l'autrice è una persona di cultura, una persona che sa scrivere e sa usare molto bene la lingua italiana. Il romanzo è in realtà una autobiografia scherzosa, appunto, di 9 giorni passati a casa dei suoceri in Tirolo, vicino all'Austria, direi. Geografia. Ed è molto ironica, ecco, è molto divertente. Se siete alla ricerca di una lettura estiva che non sia troppo impegnativa, ecco, magari quando fanno quei 30 gradi in Italia, beati voi,
io ve lo consiglio. Un altro libro di cui vi ho parlato da un'altra parte è How to Be Both di Alice Smith. Di questo vi ho parlato in una mia newsletter, vi lascio sotto proprio il link diretto a quella newsletter lì in particolare, e mi sembra di non avervene parlato in video. Se l'ho fatto, scusatemi, ormai ho perso la cognizione del tempo. Ve ne ho parlato perché sono andata a vedere la scrittrice che parlava a uno degli incontri che erano stati organizzati per il Bailey's Prize, e devo vantarmi perché mi ha fatto una dedica bellissima, e questa sarei io tra l'altro, quindi mi ha anche ritratta, e questo perché le ho detto che stavo ancora leggendo il libro, non l'avevo finito, che ero rimasta piacevolmente sorpresa nello scoprire che la parte ambientata negli anni... marcia indietro. Forse questo romanzo non sapete bene come è strutturato, ma probabilmente sì. Ah, e tra l'altro esce a settembre per Sur e si chiamerà L'una e l'altra. Ma in pratica è diviso in due parti, una ambientata negli anni nostri e una invece ambientata nel 1400, sì. Le due parti però non sono sempre disposte nello stesso modo, quindi a seconda dell'edizione che comprate vi può capitare che si cominci nei giorni nostri, come nel mio caso, o che si cominci invece dalla parte ambientata nel Medioevo. E ovviamente l'esperienza di lettura cambia, però non posso dirvi come cominciare dalla parte del Medioevo perché non è l'edizione che ho letto io. Fatto sta che tutto gira intorno a degli affreschi che sono questo e questo, che io avevo visto così proprio di sfuggita, mi sembravano familiari, però non ci avevo fatto caso, e poi in realtà due righe praticamente dentro al romanzo, forse una pagina o due, ho detto no, ma sta parlando di Ferrara, quello è il Salone dei Mesi, cioè sapete quando proprio unite i puntini, ed effettivamente sì. Lei in pratica ha visto queste immagini, ne è rimasta folgorata e alla fine è anche venuta a Ferrara diverse volte. E non so se vi sia mai capitato, perché magari se venite da città un po' più famose sì, però che una scrittrice scozzese si innamorasse di Ferrara, scrivesse questo romanzo e riuscisse a descrivere anche noi ferraresi in un modo che non fosse stereotipato, che ci facesse sembrare come spesso capita, no? Quando vengono descritti gli italiani, che sembra che siamo rimasti negli anni 60, mi ha veramente scaldato il cuore. E quindi niente, a parte questo dettaglio che magari per chi non è di Ferrara non è importante, è un romanzo veramente bellissimo che si interroga sul valore dell'arte, e diciamo sull'essere due cose in contemporanea, come appunto suggerisce il titolo, l'essere diciamo il disegno prima dell'affresco, ma anche l'affresco stesso, essere quindi il prima e il dopo di una stessa cosa. È un libro che riflette anche sull'identità di genere, se vogliamo, sul rapporto fra le persone, insomma, è veramente molto bello, molto poetico, io ve lo straconsiglio, appunto uscirà a settembre, quindi recuperatelo perché vale veramente la pena. Successivamente, di cosa vi parlo? Vi parlo di The Invention of Morel, che ho letto per il gruppo di lettura. Sapete che io e i sudamericani abbiamo un rapporto un po' così, nel senso che mi sembra sempre di non riuscire a cogliere qualcosa, e invece questo qua mi è piaciuto tantissimo. Questo romanzo, che in italiano mi sembra si chiami sempre L'invenzione di Morel, comunque vi lascio sotto traduttore, casa editrice, eccetera, è un romanzo, potremmo dire, di fantascienza, degli albori della fantascienza, e racconta la storia di quest'uomo che si trova su un'isola, di cui ci mette anche un simpatico disegnino. A me i disegni dentro sono piaciuti tantissimo, ad altre persone con cui ne ho parlato invece no, però insomma sono gusti. Adesso ovviamente non la trovo, la mappa dell'isola. Ah, eccola.
Lui si trova su quest'isola e accenna al fatto di aver commesso un crimine, ma non scopriremo mai che crimine ha commesso, per cui lui appunto è dovuto fuggire, deve stare lì perché non può tornare sulla terraferma, perché se no altrimenti lo arrestano, eccetera. E la cosa assurda è che da un paesaggio completamente vuoto, cioè appunto a parte questa chiesa, questo museo, questa piscina, però appunto un'isola completamente disabitata, cominciano a comparire persone. E lui ad un certo punto vede questa donna, Faustine, e si innamora di lei. Però ci sono cose strane, insomma, che avvengono su quest'isola e che lui non riesce a spiegarsi. Non voglio ovviamente raccontarvi come va avanti perché sennò vi rovino l'effetto, però è come se durante tutto il romanzo ci fosse questa continua suspense di non sapere esattamente cosa sta succedendo, di non riuscire a capire, e capiamo fin dall'inizio che non ci possiamo fidare del narratore, quindi è tutto ancora più complicato. A me è piaciuto veramente tanto, e quindi ve lo consiglio, è veramente sottilissimo, quindi se siete alla ricerca di un romanzo di fantascienza appunto degli albori, secondo me questo potrebbe fare al caso vostro. Sempre per il filone Stregaton ho letto poi Conforme alla gloria di Demetrio Paulin, ed è un romanzo che anche questo è di quelli che vi danno un po', ecco, una mazzata in testa, nel senso che è facile definirlo come un romanzo sull'olocausto, sulle conseguenze della seconda guerra mondiale, gli ebrei, i tedeschi, eccetera. Però in realtà secondo me non è tanto lì il punto. È chiaro che queste tematiche hanno un peso qui dentro, perché comunque si parla di un figlio di un SS convintissimo fino alla morte, proprio nazista, fino all'osso, si parla di un sopravvissuto a uno dei campi di concentramento che, tornato diciamo alla libertà, apre un negozio di cioè fa il tatuatore a Torino, si parla di una ragazza con problemi di anoressia, che in un certo cui vita si intreccia con questi altri personaggi. Quindi è chiaro che il fantasma dell'olocausto, del nazismo e di tutto quel periodo lì c'è, è innegabile. Però, ripeto, non è il classico libro che vi racconta la storia, no, di quello che ha vissuto la guerra e poi succede qualcosa, no. Il concetto qui è voler riflettere su come il male e il dolore possono avere effetti sulla nostra vita, e su come possiamo reagire nei confronti del male e del dolore, su cosa vuol dire essere umani e cosa significa invece essere disumani. Mi è piaciuto veramente tanto, proprio perché innanzitutto è scritto molto bene, ma poi anche perché spinge molto a riflettere su queste tematiche. Penso che soprattutto ultimamente, no, con tutto quello che si sente dire di quello che succede nel mondo, sia sempre importante ragionare sulle cose, soffermarsi sulle cose, anche non smettere di pensare o comunque non cancellare quello che è stato un periodo nero della storia, perché si può sempre imparare qualcosa. Quindi veramente consigliato. Per il gruppo di lettura abbiamo letto due libri di Han Kang, che ha vinto il Man Booker International Prize con The Vegetarian, e abbiamo letto anche Human Acts. A me è piaciuto di più questo, ma andiamo con ordine. The Vegetarian appunto ha vinto quest'anno ed è stato il primo anno in cui il premio di 50.000 sterline è stato diviso equamente fra l'autrice e la traduttrice Deborah Smith. Deborah Smith, tra l'altro, ha anche fondato una sua casa editrice che si chiama Tilted Axis Press, che pubblicherà, o penso abbia appena cominciato a pubblicare, libri dell'Asia, provenienti dall'Asia e dall'Africa. The Vegetarian uscirà per Adelphi, mi sembra, ma non so bene quando, e non so bene altri dettagli perché non mi sono informata bene, però come sempre vi lascio sotto le informazioni. The Vegetarian parla di questa donna
che appunto diventa vegetariana. E sembrerebbe, no, detta così, una cosa un po' stupida. In realtà non lo è, nel senso che nella Corea del Sud sono visti in modo un po' negativo i vegetariani perché non so, cioè, vi sto dicendo da quello, io non ne sapevo niente, sono proprio una capra per quanto riguarda l'Asia in generale. Però a quanto pare la carne e i piatti a base di carne sono considerati facenti parte della cultura in un certo senso, e quindi rinunciare a questo aspetto culturale non è ben visto. Ma lei non diventa vegetariana perché, non so, per motivi etici o per i vari motivi per cui la gente diventa vegetariana. Semplicemente lei giustifica questa sua decisione al marito dopo che ha buttato via tutto quanto fosse anche solo vagamente di origine animale in casa, dicendo: ho fatto un sogno. E questa storia di lei che praticamente smette di mangiare perché sì, diventa vegetariana, ma in realtà non mangia quasi più niente, quindi diventa sempre più magra, è raccontata da tre punti di vista: dal punto di vista del marito, dal punto di vista del cognato e dal punto di vista di sua sorella. Se il primo capitolo, secondo me, è scritto benissimo e riesce benissimo a dare un effetto di ansia indecente, ma quel tipo di ansia che proprio vi, anche quando chiudete il libro per fare qualche cos'altro, siete ancora lì che pensate, no, a lei, a come sta, come si sta evolvendo questa sua, questo suo squilibrio, possiamo dire, mentale, perché è così che comunque viene descritto. Gli altri due capitoli li ho trovati un po' meno originali dal punto di vista stilistico. Avrei preferito che fosse tutto narrato dal punto di vista del marito, non perché lui sia particolarmente un bravo uomo, anzi, proprio no, però riesce molto di più a dare quell'idea appunto di non so come dire, quasi da thriller psicologico, che secondo me è il punto forte di questo libro. Però sicuramente è molto interessante e quando uscirà vi consiglio di dargli una chance. Mi è piaciuto di più però, dicevo, Human Acts. Questo perché, sempre per ricollegarci un po' a Demetrio Paolin, perché riflette appunto sul concetto di cosa significa essere umani, cosa ci distingue dalle bestie, cosa ci distingue, sì. Perché noi dobbiamo essere la specie superiore, insomma. E lo fa in modo molto particolare, partendo da una rivolta studentesca che è successa veramente negli anni 80, appunto in Corea del Sud, e che è stata repressa dal governo mandando direttamente l'esercito così a sparare sulla folla. E tra l'altro io non sapevo nulla di questa cosa. Questa rivolta è avvenuta in una cittadina che è un po' più lontana, diciamo più ai confini della Corea, non quindi a Seoul, e quindi se ne è anche parlato poco, e solamente negli anni 90 sono cominciate a saltare fuori le cifre più o meno esatte dei morti, ma in realtà non si sa ancora quanti morti siano stati fatti. Quindi ecco. Anche questo da tenere in considerazione. E attraverso la voce di una persona che appunto negli anni 80 durante la rivolta va a cercare un suo amico e quindi va nei vari ospedali e nelle palestre delle scuole adibite ad obitori per il riconoscimento dei cadaveri, va a cercare un suo amico. Attraverso le parole di un'anima che non vuole lasciare il corpo, e attraverso i ricordi di una madre, e attraverso anche l'esperienza, in un certo senso, della scrittrice stessa, ci vengono raccontate varie storie. È un libro sicuramente molto toccante e appunto mette in luce un fatto storico di cui primo non sapevo niente, e secondo estremamente importante, in un certo senso attuale, tant'è che infatti c'è scritto anche che è stato un bestseller molto, molto controverso in Corea proprio per questo motivo. E quindi, ecco, l'ho trovato più interessante rispetto a The Vegetarian proprio perché le tematiche sono molto più attuali.
E infine concludo con un graphic novel che è Daughter of Her Father's Eyes di Maryam Talbot, che ha scritto il testo, e suo marito Brian Talbot, che ha fatto i disegni. Allora, questo graphic novel aveva tutte le carte in tavola per diventare tipo uno dei miei preferiti, perché non so se riuscite a vedere, ma si parla di Joyce, più o meno, nel senso che si parla della vita appunto di questa scrittrice e della vita di Lucia Joyce. In pratica la premessa era che Lucia Joyce, appunto figlia del grande scrittore, e Mary Talbot, figlia di un importantissimo joyciano, in teoria hanno avuto vite abbastanza simili per colpa, diciamo, dei loro padri ingombranti. È così infatti che comincia il romanzo, con lei che sta leggendo una biografia di Lucia Joyce, non so se si vede, e vede appunto parallelismi. In realtà, sinceramente, non ho notato questi grandi parallelismi. Certo, avere un padre del tutto incentrato sul proprio lavoro e abbastanza assente emotivamente, sì, ok, ce l'hanno in comune, però la povera Lucia Joyce ha passato quasi tutta la sua vita adulta ed è anche morta in un ospedale psichiatrico, quindi insomma, ecco, già lì. Diciamo che il potenziale c'era di fare un graphic novel interessante, però è stato portato avanti un po' all'acqua di rose, nel senso che sia la parte autobiografica sull'autrice, sia la parte biografica su Lucia Joyce non vanno, secondo me, molto in profondità, non potevano essere gestite meglio. E più che altro non è che la parte su Lucia Joyce non sia approfondita, perché in realtà lo è di più forse rispetto alla parte sull'autrice. Il problema è che è chiaro che lei sta raccontando quello che ha letto appunto in questo libro qua. Insomma, se volevo leggermi questa biografia qua, cosa che probabilmente farò, mi sarei comprata quel libro lì, no? Non so come dire. E quindi niente, in realtà mi ha fatto più venire voglia di leggere quell'altra biografia lì che altro. Quindi ci sono rimasta un po' male perché non so come dire, avrei preferito, ecco, che avesse approfondito di più quelli che lei vedeva come in un certo senso collegamenti fra le loro vite, o che approfondisse di più il rapporto con suo padre, perché in realtà non, della vita di lei appunto ci sono solo pochi dettagli, pochi flashback qua e là. E quindi niente. In realtà non ho guardato se esiste una traduzione, perché questo so che ha vinto nel 2012 questo premio del Costa Biography Award, però non so. Guarderò e come sempre vi lascerò sotto. In caso se l'avete letto, fatemi sapere. E niente, la smetto di blaterare. Se avete letto qualcuno di questi libri, fatemi sapere. Parliamone sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!